Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il 12 di maggio del 2022, noi leggeremo sempre Ezechiele, leggeremo il capitolo 27 e 28 del libro del profeta Ezechiele. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Tu, figlio d'uomo, pronuncia una lamentazione su Tiro e di a Tiro che sta agli approdi del mare, che porta le mercanzie dei popoli a molte isole, così parla Dio, il Signore. O Tiro, tu dici, io sono di una perfetta bellezza. Il tuo dominio è nel cuore dei mari, i tuoi costruttori ti hanno fatto di una bellezza perfetta. Hanno costruito di cipresso, di senir tutte le tue pareti, hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi, hanno fatto i tuoi remi di querce di Bazan, hanno fatto i ponti del tuo naviglio di avorio, incastonato in Iarice, portato dalle isole di Chittim. Il lino fino d'Egitto lavorato a ricami è servito per le tue velle e per le tue bandiere. La porpora e lo scarlatto delle isole di Elisa formano i tuoi padiglioni. Gli abitanti di Sidone e di Arvav sono i tuoi rematori. I tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te, sono essi i tuoi piloti. Tu hai mezzo a te gli anziani di Gebel e i suoi esperti a riparare le tue falle. In te sono tutte le navi del mare con i loro marinai per far loro scambio delle tue mercanzie. Persiani, lidi, libi servono nel tuo esercito. Sono uomini di guerra che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo, sono il tuo splendore. I figli di Arvav, il tuo esercito, difendono tutto intorno le tue mura. Uomini prodi stanno nelle tue torri. Essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura. Essi rendono perfetta la tua bellezza. Tarsis commercia con te a causa di tutte le ricchezze che possiedi in abbondanza. Fornisci i tuoi mercanti d'argento, di ferro, di stagno e di piombo. Yavan, Tubal e Mesec commerciano anche essi con te. Danno schiavi e utensili di rame in cambio delle tue mercanzie. Quelli della casa di Togarma pagano le tue mercanzie con cavalli da tiro, con cavalli da corsa e con muli. I figli di Dedan commerciano con te. Il commercio di molte isole passa per le tue mani. Ti pagano con denti d'avorio e con ebano. La Siria commercia con te per la moltitudine dei tuoi prodotti. Paga i tuoi prodotti con carbonchi, porpora, stoffe ricamate, bisso, corallo, rubini. Giuda e il paese di Israele anche essi commerciano con te. Ti danno in cambio grano di minit, pasticcerie, miele, olio e balsamo. Damasco commercia con te, scambiando i tuoi numerosi prodotti con abbondanza di ogni specie di beni, con vino di Chelbon e con la lana candida. Vedan e Yavan di Uzal riforniscono i tuoi mercati. Ferro lavorato, cassia, canna aromatica sono fra i tuoi prodotti di scambio. Dedan commercia con te in coperte da cavalcatura. L'Arabia e tutti i principi di Kedar fanno commercio con te, trafficando con te agnelli, montoni, capri. I mercanti di Seba e di Raama, anche essi commerciano con te, provvedono i tuoi mercati di tutti i migliori aromi, di ogni tipo di pietre preziose e d'oro. Aram, Canè e Eden. I mercanti di Seba, di Assiri, di Kilmad commerciano con te, trafficano con te oggetti di lusso,
mantelli di porpora, ricami, casse di stoffe preziose legate con corde e fatte di cedro. Le navi di Tarsi sono la tua flotta per il tuo commercio. Così ti sei riempita, ti sei grandemente arricchita nel cuore dei mari. I tuoi rematori ti hanno portata nelle grandi acque. Il vento d'Oriente si infrange nel cuore dei mari. Le tue ricchezze, i tuoi mercati, la tua mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i tuoi riparatori, i tuoi negozianti, tutta la gente di guerra che è in te e tutta la moltitudine che è in mezzo a te cadranno nel cuore dei mari, il giorno della tua rovina. Alle grida dei tuoi piloti le spiagge tremano. Tutti quelli che maneggiano il remo, i marinai e tutti i piloti del mare scenderanno dalle loro navi e si terranno sulla terra ferma. Faranno sentire la loro voce su di te, grideranno amaramente, si getteranno la polvere sul capo, si rotoleranno nella cenere. A causa di te si raderanno il capo, si vestiranno di sacchi, per te piangeranno con amarezza d'animo, con cordoglio amaro. Nella loro angoscia pronunzieranno su di te un lamento, si lamenteranno così riguardo a te. Chi fu mai come Tiro, come questa città ora distrutta in mezzo al mare? Quando i tuoi prodotti uscivano dai mari, tu saziavi molti popoli. Con l'abbondanza delle ricchezze e del tuo traffico, arricchivi il re della terra. Quando sei stata infranta dai mari nella profondità delle acque, la tua mercanzia e tutta la moltitudine che era in mezzo a te sono cadute. Tutti gli abitanti delle isole sono sbigottiti a causa di te e i loro re sono presi da spavento, il loro aspetto è sconvolto. I mercanti in mezzo ai popoli fischiano su di te, sei diventato uno spavento e non esisterai mai più. Ezechiele capitolo 28. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro. Così parla Dio, il Signore. Il tuo cuore si è insuperbito e tu dici, io sono un Dio. Io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari. Mentre sei un uomo e non un Dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele. Nessun mistero è oscuro per te. Con la tua saggezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze, hai ammassato oro e argento nei tuoi tesori. Con la tua gran saggezza e con il tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze e a motivo delle tue ricchezze il tuo cuore si è insuperbito. Perciò così parla Dio il Signore, perché tu hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio. Ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri più violenti fra le nazioni. Essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della saggezza e contamineranno la tua bellezza. Ti getteranno nella fossa e tu morirai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari. Continuerai forse a dire, io sono un Dio. In presenza di colui che ti ucciderà, sarai un uomo e non un Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Tu morirai della morte degli incirconcisi per mano dei stranieri, perché io ho parlato, dice Dio il Signore. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, pronuncia un lamento su di Tiro e digli, così parla Dio, il Signore. Tu mettevi sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore.
ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu foste perfetto nelle tue vie dal giorno che foste creato finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, volgi la faccia verso Sidone, profetizza contro di lei e di così parla Dio, il Signore: eccomi contro di te, o Sidone. Io mi glorificherò in mezzo a te e si conoscerà che io sono il Signore, quando avrò eseguito i miei giudizi contro di lei e mi sarò santificato in lei. Io manderò contro di lei la peste e chi ci sarà e ci sarà sangue nelle sue strade, e in mezzo a essa cadranno gli uccisi dalla spada che piomberà su di lei da tutte le parti e si conoscerà che io sono il Signore. Spina che punge né rovo né che lacera fra tutti i suoi vicini che la disprezzano, e si conoscerà che io sono Dio il Signore. Così parla Dio il Signore quando avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa. Io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Vi abiteranno al sicuro, costruiranno case, pianteranno vigne, abiteranno al sicuro quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano, e conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Parola del Signore. Quindi noi ringraziamo Dio per un'altra puntata, per questo tempo di lettura della parola di Dio, ma ti do l'appuntamento per domani, perché possiamo concludere in bellezza questa settimana di letture della parola di Dio. Perché? Perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù.